Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come prepariamo la salamoia, il sale, per preparare poi le coscette di pecora stagionate. Queste sono le coscette di pecora, vengono pulite, viene tolto l'osso, l'anchetta, viene tolto il grasso in eccesso, un pochino lo sporco del sangue, così viene sistemato. Dopodiché si passa alla preparazione del sale. Abbiamo queste spezie, abbiamo il sale, bacche di ginepro, il pepe e alcune foglie di alloro che abbiamo già messo dentro in questa bacinella qua. Una volta preparato il sale, viene miscelato, dopodiché si prende questa bellissima coscia di pecora, si posa all'interno della nostra bacinella, si prende un po' di sale, la si massaggia dolcemente sulla coscia e la si mette in cella. Questa coscia rimarrà in questa bacinella per circa 20-25 giorni in salamoia, dopodiché, una volta tolta dalla bacinella, verrà messa per una settimana circa in una cella di asciugatura a temperatura e umidità controllata. Finita la settimana di stagionatura, invece, verrà messa poi in cella di stagionatura e lì ci rimarrà per circa 2-3 mesi. Grazie, ciao!